unboxing, come avrete letto dal titolo. Però è un unboxing un po' così, nel senso che ho già guardato il contenuto della scatola, più che altro perché mi è arrivata prima che partissi per le vacanze, e visto che volevo essere sicura e tranquilla che tutto fosse arrivato intatto, ho dovuto fare un controllino. Però sono stata brava perché ho proprio guardato alla veloce e richiuso tutto. Quindi ora diciamo che è anche un unboxing nuovo per me. Perché io l'ho giusto aperto, ho guardato, ho visto che era tutto yeah, ok? E ho richiuso tutto per voi. Comunque non facciamo troppo le sceme, iniziamo. Questo è il pacco che mi è arrivato da E-Nail Store, è un ordine che ho fatto io, quindi non è l'azienda che mi ha inviato gratuitamente le cose. Magari. Lo ammetto che sarei stata molto contenta di ricevere tutte queste cose gratuitamente, però no. Però ho approfittato che appunto a inizio agosto c'era una super offertona, che se facevo un ordine di 50 euro o più avrei avuto un kit in omaggio. Cavolatina, però sono queste cose che ti attraggono, che ti dicono sì, vieni, compra, e io ho abboccato e quindi ho fatto appunto questo ordine. Però sono stata super contenta perché ho preso dei prodottini che, presi separatamente, altro che spendere più di 50 euro, arrivavo anche sui 100. Comunque vediamo che cosa ho preso. Ecco qua come si presenta il tutto. Ovviamente sopra c'erano quelle cose tutte gonfiate. Come si chiamano? Non i pluriball, perché non erano i pluriball, erano quei cosi che sembrano dei materassini da mare. Va bene, vi faccio vedere. Cioè vi dico dalla bolla che cosa ho preso, perché è passata un'eternità e io, come ben sapete, aspetto sempre di fare il video e poi di sistemare le cose, quindi sono stata bravissima perché è più di un mese che ce l'ho lì. Allora, all'interno della scatola c'era questo catalogo, che però non capisco per quale motivo è del 2015, con tutti i loro prodotti, tra cui gel, vari attrezzi, lime, buffer, semipermanenti, lampade, di tutto di più, così giusto per dare un occhio a tutto ciò che hanno e anche avere la scala di colori, così uno sa quello che ha già preso e quello che vorrebbe. Leggendo qua, perché appunto non mi ricordo più cosa ho preso, vi mostro il kit remover stock off. Magari sarebbe meglio dirvi perché ho fatto l'ordine da E-Nail Store. Per chi mi segue da tempo sa che faccio ricostruzione unghie su me stessa, perché per ora non ho ancora fatto dei corsi. Mi piacerebbe, infatti mi sto informando, e forse finalmente di quest'anno / inizio del prossimo anno andrò a fare qualcosa. Dipende anche tutto da Aurora, però vabbè, mi piacerebbe fare un corso di ricostruzione unghie, perché mi è sempre piaciuto questo mondo, e appunto tempo fa facevo anche dei video in cui vi mostravo come facevo la ricostruzione unghie su di me, un po' di così nail art, ma niente di che. Adesso però mi sto mettendo un po' più di impegno, sto diventando un po' più seria in questo settore, perché voglio approfondire, appunto un giorno magari riuscire a fare le unghie anche ad altre persone. Ogni tanto lo faccio alle amiche, però vabbè, le amiche sono le cavie. Ultimamente però mi sono un po' più appassionata verso il semipermanente, perché essendo che sono diventata mamma ho visto che col semipermanente l'effetto è praticamente uguale al gel, ma la cosa bellissima è che ci va la metà della del tempo, e quindi avendo Aurora
sempre difficile trovare un po' di tempo. Se fai la ricostruzione unghie decente, io parlo dalla limatura fino alla chiusura del cerchio, fino alla vetrificazione dell'unghia con annesso gel, nail art, eccetera eccetera, ci vanno 3 ore. E no, col semipermanente in un'oretta si può fare tutto. Mi si è aperto un mondo. Prima di fare questo ordine avevo comprato 2 semipermanenti qui in una profumeria, mi sono trovata bene e allora ho detto ma sì, proviamo, mettiamoci anche a fare queste cose, il semipermanente. E appunto, visto che mi mancava tutto l'occorrente, ho guardato un po' su internet delle offerte, ho trovato qua su Nail Store un po' più di sconti, un po' più di promozioni e quindi ne ho approfittato. Ecco perché ho fatto questo ordine. Oggi mi vedete con le unghie così, ho un semipermanente ma non preso dai Nail Store perché appunto è tutto ancora sigillato, ma ho utilizzato quello che avevo preso in profumeria. Li ho portati qua perché ne ho presi 2. Quello che ho oggi è questo qui, il numero 10 Lulu, di questo marchio che sinceramente non conoscevo, però mi piace tantissimo come design, un po' così anni 50, pin up mi ricorda. E vi ho già postato la foto di queste unghie su Instagram mi sembra, e invece di questo ne sono sicurissima, stessa marca, numero 34 Frenetic, i miei colori preferiti. Cercavo anche un rosa un po' baby, un rosa antico, ma non ce l'avevano, quindi ho preso queste 2 colorazioni che non sono estivissime, però mi piacciono, vanno sempre bene. Poi io ci ho aggiunto questo fiorellino con gli strass e la farfallina qua. Molto semplici, però le amo, mi piacciono tantissimo, sto riamando le mie unghie perché è da un po' che non riuscivo a farle diventare così. Poi anche questa forma su di me mi piace tantissimo, più di quella quadrata, quindi penso che questa sarà la mia nuova forma di unghie. Ma dopo tutto questo preambolone, vogliamo vedere che cosa ho comprato? Vi mostro il kit Sock Off Small, che ho pagato 39 euro, ed è questo con i quadrotti che sinceramente non mi servivano perché ho la cassettiera unghie piena di questi, ma sono sempre utilissimi, non vanno a male, quindi andava bene così. Questa base che è la Keep On Base Top Coat bassa densità, il cleaner sgrassante, anche questo non avevo necessità perché ce l'avevo già, però fa sempre comodo, finché non lo apro non inizia la sua scadenza. E poi pezzo forte, la lampada LED. Questa qui mi piace tantissimo, a parte che è bella piccola e compatta, quindi se dovessi mai andare in giro a fare unghie, questa mi è molto più pratica rispetto alla classica lampada che ho già. E questa però è anche migliore perché ha i LED, quindi non avendo i bulbi non è che dopo un po' devo cambiare le luci, ma qua ce le abbiamo fisse, c'è il suo caricatore qua, fantastica, davvero super super, è piccolina però si sa che prima si fanno le 4 dita, poi il pollice, quindi va benissimo così. All'interno del kit Sock Off Small c'era da scegliere dei semipermanenti, ricordo ce n'erano 5 a scelta, 13, che è questo meraviglioso rosa fucsia, potevo non prendere questo, numero 21, che è un color melanzana, anche se non si vede, sembra nero, ma è un viola bello scuro, appunto melanzana. Quello di prima, vi dico anche il vero nome, questo si chiamava davvero melanzana. Quello di prima, il numero 13, era il rosa acceso. Numero 30, che dovrebbe essere il blu, sì. Guardate che bello il blu.
Numero 10, il Tortora. Eccolo qua. Ho cercato di prendere delle colorazioni che si potesse utilizzare un po' tutto l'anno. E poi l'ultimo, il 32, il viola. Adesso finalmente che ve li ho mostrati posso utilizzarli e vedrete presto, oltre che le foto su Instagram, magari qualche video, non lo so, vediamo, però vabbè, se le faccio solo così, che video faccio? Non ha senso. Quest'altro kit, che è il kit remover sock off, pagato 19€, e comprende la spazzolina viola, due buffer, uno viola e uno rosa, tre lime, una così, una banana e una in questo modo, pancini, il remover che mi serviva tantissimo, infatti diciamo che questo kit l'ho preso per questo prodotto. E poi qua ci sono le cartine per andare appunto a rimuovere il semipermanente. Eccole qua. E ultimo vi mostro il kit omaggio, il Summer Kiss Kit, che non era specificato che cosa contenesse, almeno io non l'avevo letto, quindi non lo sapevo. E sono rimasta contentissima perché guardate che bello questo pennello numero 4, ed è fantastico sia per l'impugnatura tutta brillantinata che questa parte. Punta così, questo andrò ad utilizzarlo ovviamente con i gel, perché i semipermanenti hanno già il pennellino, quindi sono a posto. E poi qua c'è tutta una serie di polveri e glitter, glitter rossi e gialli, mentre qui abbiamo 5 polveri, questo rosa, viola, verde, rosso e giallo. Se sentite parlare, pianti, eccetera, eccetera, c'è Giampi di sotto con la bambina, non ci sono ancora i fantasmi. E nulla, questo era tutto il contenuto della scatola, sono veramente contentissima, adesso appunto ho ripreso a fare le unghie, sono esaltata per questa cosa, serve sempre solo il tempo perché io ho tante idee, tante cose che vorrei fare, ma giustamente le giornate sono fatte di 24 ore, ma se hai una bimba le ore per te sono una, forse. Vabbè, cosa combinano di sotto? Aiuto. Nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. Chi fa le unghie sia in gel che semipermanente, mi faccia sapere da che siti si rifornisce, se i prodotti di Nail Store vi piacciono, sono validi, sono convenienti quando ci sono queste promozioni, e visto che io sono agli inizi ho preferito aderire a queste cose piuttosto che andare in negozio e comprarmi i singoli colori come ho fatto all'inizio con i due che vi ho mostrato della Lacke, non so come si pronuncia quel marchio. Anche quelli li avevo presi in promozione a 9€, perché prezzo pieno sono sui 15, sono cari, quindi io aderisco alle promozioni, agli sconti, se no no, no, finché non faccio la professione prendo promozioni e provo, ovviamente non vado a prendermi le cinesate perché non voglio neanche rovinarmi le unghie. Comunque fatemi sapere tutto sotto nei commentini, aspetto i vostri consigli, aspetto anche le vostre domande e richieste particolari. Io vi do un bacio enorme, ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!